Allora, Presidente, io sono veramente molto sorpresa dai discorsi di molti miei colleghi e onestamente ho sentito parlare di occasione persa. Invece questa non è un'occasione persa, questa è una grande occasione per la città di Roma. Dopo 16 anni, ben 16 anni in cui non c'è il piano sociale cittadino, che ricordiamolo, è la base per la programmazione, allora io mi domando come si è organizzata tutta l'assistenza, come si sono organizzati i servizi, come si è organizzata la dedizione alla città di Roma in questi 16 anni in assenza di un piano sociale. È vero, è migliorabile, tutto è migliorabile, tutto è perfettibile ed infatti questo piano può essere modificato, ovviamente. Quindi io non vedo tutte le difficoltà che trovano i miei colleghi. Innanzitutto io voglio iniziare facendo dei ringraziamenti, ringraziamenti agli uffici che hanno collaborato alla stesura di questo piano, a tutte ai dirigenti, ma anche a tutte le persone dell'ufficio di piano, ma anche degli uffici di piani municipali, perché è stata un'azione corale. E voglio anche ringraziare tutti i municipi che sono riusciti ad approvare il loro piano municipale, che ovviamente poi fa parte integrante anche di questo piano. E, è vero, poteva essere diciamo esplicitato meglio, poteva essere migliorato, potevano essere incluse diciamo tutte le particolarità a cui questa pandemia ci ha purtroppo costretto, con cui ci ha costretto a convivere. Però è anche vero che c'è stata anche la possibilità, io l'ho portato in ben quattro commissioni più una di presentazione degli emendamenti e quindi si poteva fare questa fase. Voglio altresì ringraziare la precedente assessora Laura Baldassarre per aver avuto il coraggio di mettersi in discussione e di affrontare l'inizio di questo piano, di fare una profonda operazione di interlocuzione in ogni municipio e su ogni argomento che poi è stato toccato da questo piano sociale, di aver interloquito con le parti sociali, di aver interloquito con le ASL, con tutte le realtà e di aver prodotto diciamo quella che è stata poi la base del piano che stiamo votando quest'oggi. La voglio ringraziare perché so che ha fatto questo lavoro con enorme dedizione e con profonda convinzione. Voglio altresì ringraziare enormemente anche l'attuale assessora per aver ripreso le fila di questo lavoro e aver continuato le interlocuzioni con le parti sociali, con i sindacati, con chiunque volesse partecipare alla modifica di questo testo. E le voglio ringraziare perché è un grande atto di coraggio portare oggi questo atto in aula ed averlo anche portato in giunta. Le voglio ringraziare perché la città di Roma ne ha bisogno per svariati motivi, per tutti i motivi che hanno citato i miei colleghi e appunto per quei motivi io non credo che ci siano i presupposti né per ritirarlo né per rimandarlo. Stavo dicendo giustamente prima, ci sono state le occasioni per modificarlo. E infatti ricordo che gli emendamenti che ho portato a mia firma li ho presentati in commissione, dove erano presenti anche i sindacati, e che hanno detto che erano soddisfatti di questi emendamenti che andavano a colmare le lacune che loro avevano lamentato. E li ho, dopo averli protocollati, fatti inviare a tutti i gruppi in modo che tutti potessero sottoscriverli. E qui voglio ringraziare il collega Fassina, che è stato l'unico che ha fatto questa cosa. E quindi tutti hanno avuto la stessa possibilità di modificare questo piano con questi emendamenti che erano stati, diciamo, elaborati sulla scorta delle osservazioni fatte dai sindacati. Ne ho portati altresì anche altri, ma ne parleremo quando li affronteremo. E voglio dire ai miei colleghi che probabilmente bisognerà rivedere questo piano, sicuramente per quanto riguarda le politiche abitative, sicuramente per quanto riguarda anche
le nuove povertà per quanto riguarda tutta una serie di particolarità che questa nuova pandemia ha, diciamo, ci ha riservato. Perché le esigenze potrebbero essere mutate e perché nel frattempo stiamo comunque cercando di dare delle risposte e comunque è previsto che questo piano venga modificato. Io penso che sia molto importante quello che cerchiamo di fare. Non viene più affrontata ogni singola tematica delle politiche sociali, ma viene considerata la persona nel suo insieme in questo piano sociale. E qui fondamentali sono i LEPS, fondamentale è la nostra voglia di rendere omogenei i servizi su Roma, perché un cittadino romano, a prescindere da dove risiede, deve avere lo stesso medesimo trattamento e considerazione. È altresì importante anche il voler dare un senso di appartenenza alla città, perché molti sono stati contributi da parte della città per questo piano sociale e sarebbe ingiusto oggi non approvarlo. E penso alle consulte che hanno collaborato, penso a tutte le categorie che sono state interpellate. Noi dobbiamo avere anche un senso di responsabilità nei loro confronti. Ci sono delle cose mantenute in questo piano che noi stiamo comunque già attuando. Penso alla nuova visione della residenzialità degli anziani, per esempio, che noi stiamo cercando di trasformare il più possibile in co-housing per dare una visione di vita diversa. Certo, potremmo affrontarlo in un modo diverso, ma sicuramente la città ne ha bisogno e sicuramente in 16 anni un minimo di piano sociale sarebbe stato anche necessario farlo dalle forze politiche che ci hanno preceduto. Io non so se sia mancata la voglia, se sia mancata la possibilità, se sia mancato il senso dell'importanza di questo documento. E allora il senso dell'importanza di questo documento si capisce solamente quando viene poi portato in aula. È stato sempre richiesto il contributo da parte di tutti e non è chiedendo il ritiro di un atto che si dà il contributo alla crescita della città. Certo, poi bisognerebbe magari in futuro cercare di approcciarlo forse in un modo diverso, cercando di dare un'integrazione diversa, per esempio, alle politiche abitative con le politiche sociali. Io inserirei anche una parte relativa alla cultura, perché la cultura è molto importante per il sociale all'interno della nostra città e lo vediamo continuamente. Ma sono molte le trasversalità del piano che potrebbero essere sviluppate e migliorate. E allora ecco, io voglio nuovamente ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa stesura e tutti coloro che hanno avuto la pazienza di partecipare alle commissioni e di dare il loro contributo. Noi abbiamo la ferma volontà di continuare su questa strada, perché sappiamo che la città di Roma si merita un piano sociale. Grazie Presidente.